Sì, lo so. È uscito da neanche una settimana il secondo capitolo, ma per quanto mi riguarda, dopo averlo visto, e c'è la recensione sul canale e vi invito a guardarla, si potrebbe già pensare a un proseguo della storia di Riley. Prima di iniziare però vi invito a lasciare un like a questo video e magari anche a iscrivervi, attivando la campanella per non perdere i prossimi video in uscita. Inoltre in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, X, Letterboxd, e c'è anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd, dove con il codice ILPENSIERO4 avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e queste calze vi costeranno solamente 0 euro, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. State tranquilli, se non avete ancora visto Inside Out 2, questo video sarà completamente privo di spoiler dal film. Partiamo prima con le motivazioni extranarrative secondo cui un Inside Out 3 non sarebbe poi così esagerata come idea. Il secondo film ha infranto vari record già al primo weekend d'apertura. Con ben 295 milioni di dollari in poco più di 2 giorni, è diventato il film animato con la migliore apertura nel mondo nell'intera storia del cinema. In più, al momento che sto registrando questo video e sono passati pochissimi giorni dall'uscita, al box office sono già stati raggiunti e superati ben 500 milioni di dollari. E il film ne è costato 200. Si prospetta per davvero uno dei più grandi successi degli ultimi anni. Il miliardo e anche più è assicurato. L'ho già detto durante la recensione video, ma lo ripeto, non vedevo la sala così piena da tantissimo tempo. È stato bellissimo. Al contrario di come aveva affermato la Pixar anni fa, ora c'è per forza bisogno di puntare sull'usato sicuro. Elemental, Lightyear e tutto il resto uscito nell'ultimo periodo sono stati veramente dei colpi per Disney. Quindi si devono rimboccare le maniche e realizzare sequel su sequel, almeno per qualche anno, sperando che la qualità rimanga sempre alta o comunque allo stesso livello di Inside Out 2. Ripeto per l'ennesima volta, nel mio video recensione ho detto che questo film mi ha leggermente deluso, ma appunto c'è quel video per sapere cosa ne penso. In ogni caso un terzo capitolo lo vorrei comunque vedere. Andando avanti con le motivazioni secondo cui un nuovo film non sarebbe poi così tanto campato in aria, Pete Docter, regista del primo film ed ora uno dei responsabili principali di Pixar, il CCO, ha affermato che le emozioni umane sono 27 e noi ne abbiamo raccontate solo 9. Ecco, sotto questo punto di vista potrei anche non essere totalmente d'accordo. In primis perché torno nuovamente a parlare del fatto che in realtà quelle 5 emozioni principali sono le uniche che poi fanno scaturire tutte le altre. Ricordo che sono stati fatti degli studi ben precisi per il primo film, studi che in qualche modo sono quasi stati vani già con questo sequel. Quindi aggiungere tante altre emozioni, non lo so. Poi forse diventa un po' troppo confusionario, appunto sono già 9, 10 se contiamo Nostalgia che già ha fatto una comparsata teaser qui. Ecco, Nostalgia per esempio è un elemento narrativo che fa ben sperare per il prequel, ma ne parliamo subito. Inside Out, parlando di crescita, potrebbe essere davvero uno dei franchise più facili da continuare con nuovi capitoli. Una vita è lunga, e perché fermarsi semplicemente alla prima adolescenza? Ci sono tante altre nuove esperienze da fare, appunto Riley non si è neanche ben addentrata completamente nel periodo della pubertà. Ma per un possibile terzo film, probabilmente preferirei un time skip leggermente più ampio, sul finire del liceo magari, oppure persino il college. Ne ho già parlato, avrei davvero voluto che già in questo sequel venisse spiegata un po' la sessualità in questo periodo della vita, sicuramente in un'ottica accessibile anche a un pubblico molto piccolo, un po' come è stato fatto già in Red, un altro film Pixar 2 anni fa. In Inside Out 2 non si parla esplicitamente dell'aspetto sessuale, ma per quanto mi riguarda qualche avvisaglia c'è, ma nulla più. Inoltre, come già spiegato, mi sembra che stavolta Pixar abbia cercato di accentuare una convinzione dei fan dal primo film, secondo cui Riley sia bisessuale e o no binary. Ma staremo a vedere, sento che Pixar potrebbe avere quel coraggio che serve di portare su uno schermo Disney finalmente un protagonista apertamente queer. Ma a quanto pare non è ancora il momento, sfortunatamente. Speriamo che quel momento arrivi con un possibile terzo film. Io non credo al tappeto, sinceramente. Inside Out 3 quindi potrebbe magari parlare esattamente di questo, con l'aggiunta, mio malgrado, di nuove emozioni come proprio amore. Spero solo che la narrazione non si ripeta un'ennesima volta. Vorrei qualcosa di leggermente più nuovo. Magari, chi lo sa, l'idea di Pixar, visti anche i risultati economici, potrebbe essere pure quella di fare più sequel di Inside Out. Il terzo appunto alla fine del liceo o al college, il quarto sull'età adulta ed un quinto sulla mezza età o persino vecchiaia. Ma forse stiamo andando un po' troppo oltre. Concentriamoci sul futuro più prossimo. Ovviamente non c'è ancora una conferma ufficiale per questo Inside Out 3, sono solo supposizioni.
Però i presupposti ci sono tutti, davvero. A Disney per il momento conviene assolutamente fare sequel. Infatti a novembre arriverà Oceania 2, a dicembre Mufasa il Re Leone, prossimamente anche Zootropolis 2, Frozen 3, 4 e fra 2 anni arriverà il tanto atteso e spaventoso Toy Story 5. E in tutto questo sono rumoreggiati sempre da casa Pixar Gli Incredibili 3, un sequel di Alla ricerca di Dory e di recente Pete Docter ha detto che stanno pure cercando una storia convincente per un possibile sequel di Monster & Co. C'è bisogno di nuovo di puntare sull'usato sicuro e ne stanno avendo la riprova in questi giorni. Tornando ad Inside Out, non so di preciso in che periodo sarà ambientata, se prima o dopo il film uscito quest'anno, ma nella primavera 2025 su Disney Plus arriverà una serie spin-off del film. Sarà incentrata sulla Dream Production, ovvero quella casa di produzione cinematografica, tra virgolette, presente nella testa di Riley che si occupa di scrivere, dirigere e realizzare i sogni che la ragazza fa nella notte. Secondo me, per quanto superflua in qualche modo, potrebbe essere davvero interessante come prodotto. Anche perché sempre Pete Docter ha affermato che gli episodi si concentreranno su come quegli stessi sogni influiscano ed influenzino le nostre giornate da svegli. Io sono curioso. Adesso però parliamo di quando effettivamente potrebbe arrivare questo possibile Inside Out 3. Non so se lo sapete, ma Pixar ha una programmazione dettagliata con le uscite cinematografiche. Si alterna con Disney Animation realizzando per un anno un solo film, l'anno dopo ben 2, l'anno dopo ancora 1 e così via. L'anno scorso è uscito Elemental, unico film Pixar del 2023. Quest'anno sarebbe toccato all'anno con doppietta, ma per problemi vari Elio è stato rimandato al 2025, lasciando quindi Inside Out 2 l'unica uscita del 2024. Il prossimo anno, se tutto andrà secondo i piani e se la programmazione dopo questo cambiamento non verrà del tutto stravolta, Pixar arriverà al cinema di nuovo con un solo film, appunto Elio. E poi, nel 2026, toccherà la doppia uscita. Una la conosciamo già, il già citato Toy Story 5, e l'altra, boh. Ancora non si sa assolutamente nulla. Attenzione, non sto dicendo che quello slot d'uscita sarà occupato da Inside Out 3, è pressoché impossibile. Sono passati ben 9 anni dall'uscita del primo film, e in questi 9 anni c'era la convinzione in Pixar di mettere un attimo in pausa i sequel, idea che adesso è scartata, anche se Elio, che per ora non mi attira molto, il prossimo anno sarà una nuova IP. Contando ciò, Pixar potrebbe pensare quantomeno di annunciare il film poco prima di altri 10 anni. Ma non credo che arriverà comunque così presto. Sicuramente un film di questo calibro non si realizza in 2 giorni, ma se proprio vogliamo rimanere su questa idea tenendo in conto più o meno 10 anni, se mai ci sarà, mi raccomando non è ancora stato confermato, Inside Out 3 potrebbe uscire nel 2033, più o meno, approssimiamo dicendo dal 2030 in poi. Sicuro per questi ultimi 6 anni del decennio non credo avremo novità importanti dalla testa di Riley, se non appunto dai suoi sogni nel 2025. Ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto se Inside Out 2 vi ha convinto, se vi è piaciuto, fatemi anche sapere se vorreste un terzo capitolo in uscita nei prossimi anni e se vorreste anche dei possibili altri sequel oltre al terzo capitolo, perché, ripeto appunto, Inside Out parla di una vita, la vita di Riley, la sua crescita. E ci sono tante possibili altre storie che possono venire raccontate, attraverso anche, sfortunatamente ripeto per me, nuove emozioni. Vi ricordo prima di lasciarci che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, X, Letterboxd e c'è anche il link di Pumpling, il sito di t-shirt e articoli nerd e usando il codice ilpensiero4 avrete un paio di calze gratis a scelta. Vi invito ancora una volta a lasciare un like e a condividere questo video con tutti i vostri contatti, magari iscrivervi con campanella per non perdere i prossimi video in uscita. E niente, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!